quello che abbiamo insomma cercato di fare è di approcciare ovviamente la scena del ritrovamento sotto vari punti di vista e vedere dove ci portavano questi punti di vista. In realtà vanno tutti nella stessa direzione. Sicuramente il corpo lì non è stato 21 giorni. E questa è la prima parziale conclusione che si può trarre, secondo l'avvocato Federica Obizzi, dal lavoro svolto dai consulenti incaricati dall'associazione Penelope di far luce sulla morte di Liliana Resinovic. L'ultima perizia è della botanica triestina Marisa Vidali e l'associazione che assiste i familiari di Lilli ne ha diffuso una prima parte, avvertendo che ci sono ancora elementi interessanti da svelare. C'è ancora un paio di cose interessanti, ecco, da dire. Qui sostanzialmente si è innanzitutto soffermata sulla parte meteorologica di quei giorni, no? In sostanza l'esperta ha analizzato le condizioni climatiche del luogo del ritrovamento del cadavere nel parco di San Giovanni, concludendo che se il corpo fosse rimasto nello stesso posto dal 14 dicembre fino al rinvenimento il 5 gennaio, lo strato di edera sottostante sarebbe risultato ingiallito mentre si presentava verde. E poi ha fatto tutto un lavoro sulle temperature, si è giovata di quelle che sono le specie botaniche presenti in loco, che sono una vegetazione tipica proprio di zona, tra virgolette, più calda rispetto a quello che si trova magari sull'altipiano, per cui è sempre stata sopra i 4 gradi a temperatura, dice la nostra consulente. Inoltre, nelle 3 settimane, la pioggia caduta 5 volte avrebbe dovuto sporcare i sacchi neri che avvolgevano il cadavere, che invece sono stati trovati puliti. Tutti elementi che si sommano al parere dello zoologo Nicola Bressi, giunto a conclusioni simili analizzando la fauna della zona anziché la flora. Le conclusioni pensiamo che riuscirà a darle entro poco tempo.